Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con l'Abruzzo del Pallone, puntuali come sempre qualche minuto dopo questa sera le 19 per parlare di calcio di questo weekend, l'ennesimo per le nostre formazioni, sicuramente importante e felicissimo, bisogna dirlo, per il Teramo che è la squadra del momento, direi non solo in Abruzzo, in Italia, 24 risultati utili consecutivi, una squadra che sta battendo record su record e che si avvia alla vittoria del campionato, dunque al traguardo storico della Serie B. Parleremo ovviamente, daremo grande spazio come giusto che sia al Teramo, ma apriremo con la Serie B, la giornata nera ieri per il Pescara battuto a Frosinone e poi il pareggio del Lanciano in extremis in casa con il Latina in questa doppia sfida Abruzzo-Lazio, poi la consueta pagina nella terza parte dell'Abruzzo del Pallone dedicata alla Serie D con la vittoria oggi in extremis del Giulianova in casa, poi ascolteremo delle importanti dichiarazioni del presidente Esposito, presidente del Giulianova, dimissionario, dichiarazioni rilasciate al 91esimo della gara di oggi con il Matelica e poi parleremo anche del Chieti che è andato a vincere sul mai facile campo del Riviera delle Parme della San Benedettese, poi il derby di giornata che abbiamo seguito con il nostro Andrea Costantini con la vittoria un po' sofferta, più del previsto, del San Nicolò in casa del Celano. Prima della carrellata di risultati ovviamente leggeremo, inizieremo con i numeri del weekend calcistico, tra l'altro in Serie A c'è stata questa vittoria clamorosa del Parma sulla Juventus, come detto inizieremo tra pochissimo con i risultati, ma prima voglio presentare gli ospiti, uno è arrivato ed è già seduto in postazione, Marcello Di Giuseppe, direttore sportivo del Teramo, grazie Marcello, buonasera. L'altro lo presenteremo tra qualche secondo perché si sta microfonando, è Angelo Arquilla, procuratore FIFA. Allora iniziamo con i risultati della giornata calcistica partendo dalla Serie A, risultati importanti in questo turno, siamo alla giornata numero 30, vediamo cosa è accaduto, Atalanta-Sassuolo 2-1, Cesena-Chievo-Verona 0-1, Genoa-Cagliari 2-0, Hellas-Verona-Inter 0-3, Lazio-Empoli 3-0, Milan-Sandoria il posticipo di questa settimana. Sera. Napoli-Fiorentina 3-0, Parma-Juventus come dicevamo la sorpresa 1-0, Torino-Roma 1-1, Udinese-Palermo 1-3, vediamo anche la classifica che vede la Juventus saldamente al comando nonostante la battuta d'arresto in attesa di Parma, Juventus 70, Lazio 58, Roma 57, Napoli 50, Fiorentina 49, Sampdoria 48, Torino 43, Milan-Genoa-Inter 41, Palermo 38, Sassuolo e Chievo 35, Udinese 34, Empoli, Chievo Verona 33, Atalanta 29, Cesena 22, Cagliari 21, Parma 18, sarebbero 19 i punti se non fosse per l'unico punto di penalizzazione, ma quello che sta facendo il Parma nelle ultime giornate è davvero incredibile. Siamo alla Serie B, risultati in questo caso della 35esima giornata, Bari-Crotone 1-1, Brescia-Bologna 1-1, Catania-Trapani 4-1, Cittadella-Carpi 0-1, Carpi ormai virtualmente in Serie A, Frosinone-Pescara 2-1, Modena-Virtus-Entella 2-0, Perugia-Varese il posticipo, Provercelli-Livorno 3-3, Spezia-Ternana 0-1, Vicenza-Avellino 1-0, Virtus-Lanciano-Latina 1-1. E siamo alla classifica del campionato di Serie B, come dicevamo Carpi ormai ad un passo dalla promozione, ma virtualmente la formazione di Castori è già nella massima serie, 71 punti per i carpigiani, Bologna 57, Vicenza 56, Frosinone 54. A proposito del Frosinone che ieri ha battuto il Pescara, martedì ci sarà il recupero nell'attesissimo derby con il Latina, qualora dovesse arrivare la vittoria il Frosinone arriverebbe a 57 punti in classifica e dunque al secondo posto, scavalcando anche il Vicenza. Poi Avellino 52, Livorno 51, Perugia Spezia 50, Pescara 48, Virtus Lanciano 47, Bari 45, Ternana 43, Modena Trapani 42, Latina Catania 41, Crotone Provercelli, Virtus Entella 40, Cittadella 39, Brescia 32, Varese 28 punti. E siamo alla Lega Pro, il girone B. Dicevamo
della vittoria del Teramo, 4-3 con la Lucchese. Vediamo comunque tutti i risultati: Ancona, Prato 1-1, Forlì, Pontedera 2-0. Questa partita credo che non sia però terminata. Grosseto Ascoli 1-1, Pisa Spalle il posticipo di domani sera, Pistoiese L'Aquila 3-1, brutta battuta d'arresto in chiave playoff per l'Aquila, Pro Piacenza Sant'Arcangelo 1-1, Reggiana Carrarese 3-0, San Marino Gubbio 0-0, Teramo Lucchese come dicevamo 4-3, Tutto Cuoio Savona 3-0. Classifica che vede il Teramo allungare ancora sull'Ascoli: Teramo 68, Ascoli 61, Reggiana 59, L'Aquila 54, Pisa 52, Ancona 50, Spal 49, Lucchese Tutto Cuoio 47, Pontedera 45, Carrarese 41, Gubbio 40, Grosseto 39, Sant'Arcangelo Pistoiese 38, Prato 37, Forlì 36, Savona 35, Pro Piacenza 30, San Marino 27. Siamo al campionato di Serie D, sì, girone F. I risultati della giornata: Fano Campobasso 0-0, Castelfidardo Maceratese 0-2, Celano San Nicolò 0-1, Civitanovese Jesina 1-0, Giulianova Matelica 2-1, Agnonese Vispesaro 1-1, Arrecanati Amiternina Recanatese 3-2, San Benedettese Chieti 2-4, Termoli Fermana 2-2. Classifica con la Maceratese che allunga di nuovo sul Fano, capolista con 70 punti, Fano 64, San Benedettese 57, Campobasso 49, Chieti 48, fin qui la zona playoff, poi San Nicolò 46, Civitanovese 45, Matelica 42, Jesina 40, Giulianova 39, Fermana 36, Recanatese 34, Amiternina Termoli 31, Castelfidardo 29, Vispesaro 26, Olimpia Agnonese 25, staccato e ormai retrocesso il Celano 16 punti. E chiudiamo con il campionato regionale di eccellenza, i risultati della giornata: 32esimo turno, Acque Sapone Torrese 1-1, Avezzano Alba Adriatica 2-1, Capistrello Paterno 0-1, Francavilla Angolana 1-1, Martinsicuro Pineto 2-1, Miglianico Cupello 2-0, San Salvo Vasto Marina 1-0, Sulmona Montorio 0-2. Classifica che parla sempre marsicano, con Avezzano 65, una lunghezza sotto il Paterno a 64, poi Francavilla 59, San Salvo 55, Angolana 52, Torrese 47, Cupello 43, Miglianico 42, Pineto 41, Vastese 40, Montorio 39, Martinsicuro 36, Capistrello 33, Acque Sapone 31, Alba Adriatica 29, Vasto Marina 19 punti, chiude il Sulmona con 12. Allora, prima di entrare, intanto saluto e ringrazio Angelo Arquilla. Grazie Angelo, buonasera. Prima di entrare nel discorso relativo alla Serie B, d'obbligo aprire col Teramo, con Marcello Di Giuseppe. Che cosa c'è ancora da dire su questo Teramo, Marcello? 24 risultati utili, 7 punti di vantaggio sull'Ascoli, secondo record ieri di presenze a Teramo nella storia, 5.300 spettatori, squadra lanciatissima verso la Serie B. Tu ovviamente tocchi ferro, fai gli scongiuri del caso, però la matematica dice che a questo punto, insomma, non dovrebbero esserci più grandissime sorprese. No, però il problema è proprio la matematica, perché comunque bisogna rifinire quel poco tanto che manca, perché comunque matematicamente mancano 6 punti, fermo restando che chiaramente l'Ascoli dovrebbe vincerle tutte, ma noi dobbiamo continuare a pensare partita dopo partita fino a che sarà il momento, speriamo prima possibile, di festeggiare. Angelo Arquilla, questo Teramo ormai lanciatissimo verso la Serie B, chi l'avrebbe mai detto a inizio di stagione? Tu qualche mese fa eri stato ospite in questa trasmissione, avevi detto il Teramo andrà in Serie B. Adesso manca poco, manca il conforto della matematica, però questa squadra sta battendo tutti i record e poi ha due giocatori lì davanti che insieme hanno segnato quasi 40 gol. Hai detto tutto te, vuol dire che magari capisco qualcosa di calcio, può darsi, no? Che ne dici tu? No, dico che la società ha fatto veramente bene, e questo ne dà atto anche a Marcello Di Giuseppe, non perché è qua, ma perché è la verità, e anche a Vivarini, che conosco molto bene. Hanno fatto un gran lavoro, poi sai, quando ti riesce tutto, no? A quel punto tutto funziona, però chi l'avrebbe detto che l'Ascoli magari fa i playoff e non vinceva il campionato direttamente? Grande, veramente una grande squadra, una grande società in questo momento, con un presidente alla Zamparini, alla Ferrero, proprio particolare, dice il contrario, tutto è il contrario di tutto. Ci vorrà la pazienza di Giuseppe e di Vivarini sopportarlo e sostenerlo, questo pendolo. Però il presidente, nei momenti
po' difficili della stagione, anche se non ci sono stati quest'anno, bisogna dirlo, è stato un po' un pungolo sia per la squadra, per il tecnico. Ma lui lo è sempre, sono sicuro che Di Giuseppe sarà d'accordo con me, anche se lui magari non si sbottona, però ne va merito e atto a lui, a Di Giuseppe, che ha fatto sicuramente un gran lavoro, le ha indovinate tutte, se andiamo a sintetizzare la situazione le ha indovinate tutte. Vediamo l'anno prossimo. Anche a gennaio, non stravolgendo una squadra che stava facendo benissimo. Ha fatto bene, ha fatto un grande lavoro, un grande tecnico che merita veramente i nostri applausi, gli applausi degli addetti ai lavori, gliel'ho detto anche qualche tempo fa, e quindi è riuscito tutto bene. Poi lì davanti questi due fanno veramente la differenza. Ieri vedevo proprio degli spunti fantastici, due giocatori fantastici. Speriamo che in categoria superiore si possano ripetere, perché il campionato è diverso. L'anno prossimo è un altro campionato. Marcello, la domanda che tutti si fanno: come hai fatto quest'estate a portare contemporaneamente a Teramo Donnarumma e la Padula? È vero che non arrivavano da stagioni incredibili, però erano, insomma, pur sempre dei giocatori che avevano mercato e avevano anche richieste. Sì, ci è voluto lavoro, tanto lavoro, perché effettivamente sono stati momenti, tra virgolette, anche difficili, perché due giocatori con storie particolari, con proprietà particolari, perché Donnarumma era una comproprietà difficile, difficile, perché noi sapevamo di non poter competere andando a trattare con una delle due che avevano il giocatore in compartecipazione, cioè il Catania, che in quel momento era una squadra retrocessa dalla Serie A, e il Cittadella, che era una squadra di Serie B. Quindi lì è stato fatto un grande lavoro con risoluzione di entrambe le società. E quindi un giocatore del genere lasciato libero comporta, come sempre, anche dei rischi, perché poi corri il rischio di perdere tanto tempo e poi non arrivare a quello che cerchi. Devo dire, ripeto, di essere stato da subito soddisfattissimo con il discorso fatto con Alfredo Donnarumma. Poi c'è stata la possibilità, che è venuto in un secondo tempo, di prendere Gianluca Lapadula, che era un giocatore che è del Parma. Sì, lui era di proprietà del Parma, è di proprietà del Parma, chiaramente adesso le vicissitudini del Parma le conosciamo tutte, certo. Però era un giocatore che io conoscevo troppo bene da troppi anni, purtroppo prima la mia categoria di appartenenza non mi dava la possibilità di poter arrivare a un giocatore del genere. Siccome l'anno scorso lui ha fatto un grandissimo campionato, però in un campionato straniero, quindi era un giocatore con forse che ha avuto meno visibilità di quello che meritava. E tu però conoscevi, e forse qualcun altro conosceva meno. Ma io penso che lui sia un giocatore che è stato anche un giocatore di impatto, perché questi sono giocatori che uno aveva fatto già 24 gol in C2 proprio con Petrone a San Marino, e parlo di Lapadula. L'altro 2 anni fa era stato il vice capocannoniere del girone A di C1 con il Como, allenato da Paolucci. Quindi erano due giocatori, ripeto, possono essere giocatori particolari. Noi avevamo pensato in estate, io e il mister, di allestire soprattutto davanti una coppia un po' che poteva anche chiaramente essere un rischio, perché questi sono due giocatori fisicamente forti, ma non di grandissimi, cioè pochi centimetri. Quindi noi abbiamo puntato su un attacco con determinate caratteristiche. Un po' leggero, però. Sì, veloce. Però è leggero sulla carta, perché questi sono giocatori che poi hanno grande forza. Mancavano solo in centimetri. E qualcuno, infatti, mi ricordo che quest'estate l'appunto era mosso, era questo. Però poi c'è stato il grande lavoro dell'allenatore, perché questa squadra, in effetti, al di là poi della coppia davanti, che sono giocatori fortissimi. Però per farli rendere al meglio, e non dimentichiamoci che quando hai due giocatori del genere, solitamente uno fa tanti gol e l'altro può far bene, ma non riescono a fare, cioè, qui stiamo parlando di 39 gol in due e mancano ancora 4 partite, quindi li abbiamo avuti fuori per 1 mese e mezzo soffrendo parecchio, perché questa è la verità. Quindi per forza di cose deve esserci un lavoro di tutta la squadra, e quindi è normale dire che i meriti di Vivarini sono enormi. Allora, poi ovviamente torneremo ampiamente a parlare del Teramo. Direi di aprire il discorso relativo alla Serie B, di andare subito a vedere il servizio che abbiamo realizzato ieri al Matusa di Frosinone, dove c'è stata questa sconfitta del Pescara 2-1 in terra laziale. Diciamo subito che ieri sera erano iniziate a circolare voci su un possibile esonero di Marco Baroni. Marco Baroni non è stato esonerato, è regolarmente
in questo momento l'allenatore del Pescara e sarà l'allenatore del Pescara anche sabato. Domani, no, domani risulta che c'è un vertice, attenzione. Dicono, ma sì, però stamattina ce n'è stato un altro e comunque è stato confermato. Almeno a quello che ci risulta dovrebbe essere lui l'allenatore che guiderà il Pescara sabato con il Modena. Poi è chiaro che nel calcio ci possono essere sempre le sorprese, però l'esonero che doveva esserci ieri sera e questa mattina al momento non c'è stato. Andiamo a vedere dunque il servizio su Frosinone Pescara 2-1 il finale. Pescara, davvero non ci siamo. Dopo il KO con il Brescia all'Adriatico, per i biancazzurri è arrivata la battuta d'arresto anche al Matusa di Frosinone, dove Fiorillo e compagni hanno giocato discretamente solo nella ripresa, ma dopo aver subito il raddoppio dei ciociari, che non hanno dovuto certo far ricorso agli straordinari per guadagnare l'intera posta. Dove è finita quella squadra che dopo una bella rincorsa era riuscita ad acciuffare il settimo posto? Ma soprattutto perché questa nuova crisi proprio nel momento decisivo della stagione? Ai posteri l'ardua sentenza, però con una considerazione che è d'obbligo. D'ora in avanti non si potrà più sbagliare. A rischiare anche Marco Baroni, che se non arriveranno i tre punti con il Modena verrà esonerato. La società nelle ultime ore gli ha riconfermato una fiducia che però sembra essere a tempo. La gara con i ciociari è stata dai due volti, con un primo tempo quasi imbarazzante ed una ripresa almeno dignitosa. L'avvio vede all'ottavo un colpo di testa alto di Bartosz Salamon. Passano 5 minuti ad incornare dalle parti di Zappino e Pucino, che non impensierisce però l'estremo laziale. Il primo squillo della squadra di Roberto Stellone arriva al quarto d'ora, quando Arturo Lupoli chiama Fiorillo alla respinta con i pugni. La gara è equilibrata con una leggera prevalenza locale. Al 18° Uros Ćosić prova a centrare il gol dell'ex, ma la palla finisce di poco fuori. Passa qualche secondo sugli sviluppi di un calcio d'angolo e ancora Fiorillo a respingere la sfera. Il portiere biancazzurro è sempre attento anche al 22°, quando Gusher ci prova dalla distanza. Il Pescara non sembra in grande giornata, ma si rivede al 33° con Federico Melchiorri, che trova la risposta di Zappino. Manca poco al termine del primo tempo, ma come è accaduto anche alla Spezia, i biancazzurri commettono il solito errore, lasciando campo libero a Gusher, che prima salta giocatori come Birilli e poi si inventa una parabola incredibile che non lascia scampo all'incolpevole Fiorillo. Si ricomincia nella ripresa con il raddoppio del Frosinone. Fornasier al secondo minuto para con le mani un cross che sembra innocuo e rigore netto che Lupoli trasforma, spiazzando l'estremo biancazzurro e andando poi ad esultare sotto il settore dei propri tifosi. Per il Pescara è quasi il colpo del KO, anche se la squadra di Baroni finalmente si scuote, cerca di reagire. Al 10° però Santana prova a chiudere invece i conti allargando troppo il compasso. Al 13° Pettinari, subentrata ad uno spento Sansovini, conclude alto dopo una buona giocata. Al 16° il gol del Pescara sembra cosa fatta, ma il tiro a giro di Matteo Politano trova il palo interno prima del tiro ciabattato di Zampano. L'ex romanista ci riprova alla mezz'ora su punizione, trovando questa volta il gol che potrebbe riaprire la gara. Il finale però vede gli assalti confusi del Pescara, che rischia di incassare il terzo gol con Dionisi, che a tempo scaduto non concretizza un bel contropiede. E sabato all'Adriatico ci sarà il Modena senza Melchiorri e Salamon. Ai biancazzurri servirà un solo risultato, la vittoria. Questo il servizio su Frosinone Pescara. Angelo Arquilla, questo Pescara che nel momento decisivo della stagione è tornato a mostrare i soliti difetti, è tornato a perdere partite come quella col Brescia, per esempio, che sulla carta erano sicuramente abbordabili. Pescara fuori dai playoff, Baroni comunque in discussione al di là della conferma che c'è stata nelle ultime ore. A questo punto la gara col Modena diventa decisiva. Prima della risposta permettimi di ricordare il numero degli sms che ho dimenticato di ricordare qualche secondo fa, 392-6237-060. Sono già arrivati diversi messaggi che potete ovviamente continuare a scrivere per fare domande, considerazioni e parlare con i nostri, interagire con i nostri ospiti. Allora, dicevo, Pescara a questo punto sabato con il Modena ci si gioca tutto. Ma tutto cosa? Beh, un eventuale ritorno nei playoff. Beh, io penso che alla fine magari il Pescara farà i playoff. Io ho visto Pescara Brescia, ho visto una squadra non in condizione, ho visto una squadra che si è fatta sovrastare a centrocampo, non ho capito bene neanche come ha voluto affrontare quella partita lì. Brescia mi sembrava veramente una squadra da primato e questo mi stupisce. Evidentemente c'è qualche cosa
dentro lo spogliatoio, c'è qualcosa che non va nella squadra stessa. Pure la squadra sembra dalla parte del tecnico molto così, molto alternativi, un po' come l'Aquila, ecco, diciamo, un po' rispecchia un po' la stessa situazione, questo un po' perdere e vincere, no? Non c'è continuità, è qualcosa che forse non quadra, che non so e che magari capisco, ma magari così me lo tengo per me. E non vedo una squadra compatta, non vedo uno spogliatoio compatto, questo secondo me è la sintesi più chiara. Quindi il problema del Pescara di oggi è lo spogliatoio? Io penso di sì, pur avendo dei giocatori importanti, di davanti c'è Melchiori che è giocatore appetito da qualche squadra di Serie A, Pasquato è un buon giocatore, insomma ci sono giocatori importanti, Bjarnason. Bettinari, Bjarnason, Salamon, Fiorillo che è un signor portiere. Fiorillo è un signor portiere, Salamon quest'anno non è che è nelle ultime due giornate ha un po' accusato il passo, un po' imprevedibile. Quindi non lo so, non voglio dare la colpa al Baroni perché non sono quello io che possa dire questo, e in questo momento cambiarlo anche non credo che sia una cosa che serva a qualche cosa, oltretutto quindi per me la partita di Modena non ha nessun tipo di, non deve prendere nessuna decisione, perdere o vincere o pareggiare cambia però poco. In chiave playoff dovesse Pescara vincere, cambi l'allenatore a 5, quante partite? A 6, 7, 8, quello che sia, adesso non mi ricordo, credo che non funziona, non pure Oddo, non funziona. Oddo non specchia è stato, il progetto è stato di una già, società è stato seria. Già preallarmato Oddo. Vabbè, ma già se ne parla Baroni dal girone d'andata che deve essere esonerato, ce lo ricordiamo. Era stato, è vero, è vabbè, vero. Quindi, ok. Marcello Di Giuseppe, dall'osservatorio di Teramo, tra l'altro tu sei venuto diverse volte quest'anno all'Adriatico a seguire Pescara dal vivo, che idea ti sei fatto? Questa squadra sulla carta tutti dicono che tra le due o tre più forti in assoluto, perché poi in campo la squadra non riesce ad esprimere quel potenziale che effettivamente molti addetti ai lavori gli riconoscono. Pescara, tanti giocatori, molti richiesti anche in Serie A, che però in Serie B incontra qualche problema. Ma io ritengo che sia qualitativamente chiaramente una delle squadre più forti di questo campionato. Poi capire bene, ecco, si parla di spogliatoi, si parla di coesione di gruppo, si può parlare di tante cose, ma bisognerebbe vivere là dentro, perché poi avere il termometro di certe situazioni ti permette anche di capire i motivi per cui questa squadra fondamentalmente non riesce a rendere per quelle che sono le sue potenzialità, questo è sicuro. È normale che io l'ho vista giocare tante volte, ho notato sempre comunque formazioni sempre diverse, comunque che ci può anche stare, perché ripeto, lì bisogna capire quotidianamente, perché poi alla fine la partita della domenica è frutto di un lavoro settimanale, quindi io parto sempre da un presupposto che la cosa che un allenatore, al di là poi dell'aspetto tattico, tecnico, deve curare tanto l'intensità durante la settimana. Io ho visto sempre una squadra forte, perché comunque squadra con giocatori importanti, però una squadra che non ha mai dato l'impressione, anche nei momenti più positivi, di poter fare delle serie o comunque prima di una partita pensare al Pescara, vabbè, oggi vince, soprattutto in casa. E quello mi lascia pensare parecchio. Mi sembra però di leggere nelle tue parole una velata accusa alla condizione tecnica della squadra. Ma io non ribadisco, l'allenatore secondo me sa benissimo il valore di quella squadra. Ci sono state viste sempre all'esterno anche alcune polemiche su delle scelte addirittura fatte d'estate. Io mi ricordo di giocatori presi e dati via, se non sbaglio, ad agosto, quindi c'è stata sempre un pochino di confusione, però è innegabile che questa squadra è stata costruita bene con giocatori forti. Poi però, quindi Marcello, il problema è Baroni. I capi insegna, il problema è Baroni, il problema io non del Pescara. Non posso dirlo dall'esterno, ovviamente, ma secondo io, te. Io non sarò mai in grado di giudicare un allenatore se non ci sto insieme effettivamente, perché faccio l'esempio Castori, può piacere o meno. Castori adesso sta diventando per tutti quasi un modello, ma Castori saranno 25-30 anni che allena. Vero. E il discorso è diverso, il discorso è che Castori è un allenatore ottimo probabilmente per la categoria, la squadra è stata costruita su misura per quello che voleva lui, e la cosa che noti di più è l'intensità di quella squadra, è cosa che fondamentalmente al Pescara manca.
Cioè il Pescara tante volte riesce a fare anche buone prestazioni, però va sempre a sprazzi. E quindi uno, io onestamente, per il mio modo di lavorare, l'unica cosa che vado a giudicare un allenatore è il quotidiano, perché poi la domenica puoi sbagliare un cambio, puoi anche leggere più o meno bene la partita, però è lì che io andrei a guardare, cioè quello che la squadra riesce a dare o che potrebbe dare, ma non la domenica, ma durante gli allenamenti giornalieri. Se Marcello ci ha detto una cosa di Giuseppe, quindi che vuol dire? Castori può essere un candidato alla panchina del Teramo l'anno prossimo? Se dovesse succedere che Vivarini magari... Ma Castori va in Serie A, quindi noi siamo abituati, nel caso, a scoprire. Ho più visto che... la tua immensa stima su Castori, quindi magari... No, non è stima. È anche la mia, Però è stato un allenatore comunque bistrattato. Io onestamente, ecco, come ho fatto il complimento, direi che Castori, come può essere anche Bisoli, un altro tipo di allenatore di quel tipo, lo prenderei sempre in B e probabilmente in A mai, perché comunque a livello in A poi bisogna avere anche un certo tipo di proposizione, un'idea di gioco, e chiaramente non puoi essere sempre Sparagnino, perché in Serie A le partite le perdi. Sicuro. Quindi quello fa parte di programmi societari, ecco il discorso che facevo. Io non posso dire se Baroni sia più o meno bravo. Tu l'avresti perché... esonerato ieri Ma sera? Guarda, il Pescara cosa voleva da questo campionato? Credo i playoff. E allora loro sono lì nei margini, in un campionato dove chiaramente dal Pescara io penso che come valore di squadra potesse stare molto più avanti. Quindi se penso al Frosinone, con tutto il rispetto, che sta in lotta per la Serie A diretta, è normale che viene da pensare che il Pescara stia facendo qualcosina in meno. È un po' indietro. È abbastanza indietro. Però se i programmi erano quelli, più o meno ci siamo. Perché il Pescara... Il problema adesso è, secondo me, anche centrarli, e c'è tutta la possibilità, le possibilità sono immutate, però centrarli poi per cercare di vincerli. Perché in questo momento l'impressione che ho io è che il Pescara, nessuno creda nei mezzi veramente del Pescara, e questo è sbagliato, perché il Pescara è una squadra di grossa qualità. Bene, allora noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torneremo in studio, vedremo il servizio su Lanciano Latina, parleremo anche dei rossoneri e poi leggeremo i primi messaggi che ci avete mandato. Come with me. Di nuovo in studio per la seconda parte dell'Abruzzo del pallone. Intanto c'è una variazione di risultato in Lega Pro, perché mi sembra che il Gubbio sia passato in vantaggio sul, pardon, il San Marino in vantaggio sul Gubbio 1-0, il gol realizzato al 74esimo minuto, un risultato importante per il San Marino che sta disperatamente cercando, ecco il raddoppio, quindi siamo stati subito corretti dalla nostra regia. San Marino 2, Gubbio 0, dunque San Marino che mette quasi al sicuro tre punti che sarebbero fondamentali per continuare a sperare in una salvezza che resta comunque problematica. Vediamo la classifica: dovesse arrivare la vittoria dei sammarinesi, il San Marino resterebbe ultimo in classifica, ma ad una lunghezza dal Pro Piacenza e a meno 6 dal Savona, che tra l'altro tra qualche settimana dovrà ricevere anche la visita del Teramo. Allora, abbiamo già dei messaggi, possiamo andare a leggerli insieme, perché altrimenti, come l'altra volta, poi rischieremo di non leggerli tutti. Mister Paolucci: oggi quando hai visto quelle maglie nero-verdi hai forse pensato a ciò che sarebbe potuto essere e non è stato, con gli spareggi persi con la Paganese, ma ricorda sempre che potrai anche allenare altre squadre come la Samb, ma la tua squadra rimarrà solo e sempre il tuo Chieti. Questo è un tifoso del Chieti. Oggi c'è stata la gara di San Benedetto con Paolucci, allenatore dei marchigiani, Chieti vittorioso per 4-2. Andiamo a vedere il prossimo messaggio, ancora qualche secondo. Che vergogna giocare con quella maglia, vorrei dire che ieri ha giocato solo Politano e c'era anche l'allenatore dell'Italia Under 21. Ciao, grande di Giuseppe. Paolo, tu ci credi alla Serie A? Grazie. Francesco da Pescara: io ci credo in Serie A. Beh, Pescara in Serie A farebbe ovviamente piacere a tutti, ma obiettivamente, insomma, la strada è in salita. Bisogna prima centrare i playoff e poi eventualmente pensare, perché no, al salto in Serie A. Vediamo il prossimo messaggio.
Complimenti a Marcello Di Giuseppe, il Moggi d'Abruzzo, per competenze calcistiche. Peccato per il gol allo scadere dell'Ascoli che ci ha complicato un po' i piani e ci costringerà a vincerne almeno due delle prossime tre. Per non andare in ansia dobbiamo vincere a Prato, da Ascoli continuano a guardare al primo posto, quindi non rischiamo di arrivare all'ultima, sarebbe un suicidio. Marcello, che ne pensi? Beh, l'obiettivo sì, è quello di arrivare con almeno 4 punti di vantaggio sull'Ascoli all'ultima giornata. È chiaro che a questo punto l'obiettivo è quello, ed è anche chiaro che noi pensiamo di andare a Prato a maggior ragione in queste condizioni per giocarci la partita e vincerla. Però d'altronde questa è stata la mentalità all'inizio ed è stata la nostra forza, quindi non ci metteremo di certo adesso a fare conti, a fare calcoli. Noi andiamo a Prato a fare la nostra partita consapevoli delle difficoltà, perché il Prato è una squadra che deve tirarsi fuori da, comunque da una zona play-out, però noi il nostro obiettivo è molto più grande, quindi noi cercheremo di raggiungere il prima possibile quello che è un sogno. Allora, vediamo qualche altro messaggio prima di andare a seguire il servizio sul Lanciano. Signor Renzetti, a 4 giornate dalla fine del campionato, playoff o meno, sarebbe bene sapere se la Chieti Calcio il prossimo anno esisterà o si andrà incontro ad un possibile fallimento. Si può sapere finalmente qualcosa, visto che veniamo da mesi di silenzio? Beh, questa domanda bisognerebbe farla alla proprietà. Di certo la situazione non è una situazione semplice, la proprietà del Chieti ha detto a chiare note, è dimissionario, il presidente è dimissionario, però si sta lavorando credo anche a fari spenti per assicurare un futuro calcistico al Chieti. È chiaro che bisognerebbe che anche gli imprenditori teatini iniziassero a pensare che esiste una società di calcio, perché a Chieti, come in tante altre piazze, non a Teramo in questo caso, sono stati sempre imprenditori di fuori città a garantire la sopravvivenza del calcio. Questa è una cosa triste veramente, perché non credo che a Chieti non ci sia un imprenditore che possa gestire e sostenere. Ce ne sono anche, ecco, ce ne sono parecchi. Sicuramente li conosciamo. Senza fare nomi, ma ce ne sono davvero tanti. Quindi magari Bellia ha già riconsegnato praticamente la società al sindaco, quindi sarà il sindaco che dovrà preoccuparsi di questa situazione, altrimenti la vedo difficile che Chieti possa proseguire nel campionato di Serie D, se è quello che farà. Insomma, è un peccato, perché non è giusto che Chieti, una provincia, non possa avere una società sana con un imprenditore giusto o degli imprenditori che possano sostenere questa città. È un peccato veramente, perché Chieti è una piazza importante, è giusto che gli imprenditori chietini escano allo scoperto. Insomma. Allora, vediamo se c'è qualche altro messaggio, credo di sì. Secondo tempo del Teramo, è mancata la concentrazione che non deve capitare più finché non c'è la matematica. Peter Pan, forza Teramo. Mancata un po' di concentrazione nel finale? No, però abbiamo pensato a gestire, cosa che mi riallaccio a quello che ti dicevo prima. Questa squadra non ha nelle corde, no, forse? Allora, sappiamo anche gestire la partita, però è chiaro che una partita come quella di ieri non andava gestita, perché effettivamente io ho visto un primo tempo in cui anche per atteggiamento della squadra avversaria, che è venuta a giocarsi a viso aperto, ed è normale che giocare contro di noi in certe condizioni puoi andare incontro a grandissime figure, ma anche a figure come quella del primo tempo di ieri della Lucchese. Quindi noi dovevamo continuare ad attaccare, perché quello è il nostro DNA, e proporre gioco. Poi è vero che non abbiamo fatto un grande secondo tempo, però è anche vero che loro hanno avuto un paio di occasioni, hanno fatto 2 gol, di cui uno praticamente a tempo scaduto. Poi molta dell'energia la tenevamo anche, compresi i giocatori, alla radiolina per capire che cosa stava succedendo a Grosseto, quindi delle giustificazioni insomma ci sono per un secondo tempo, però non dimentichiamoci quello che è stato il primo tempo, perché secondo me è stato il più bel Teramo della stagione. Allora, riprendiamo il discorso sulla Serie B. Vi dovevamo il servizio sul Lanciano Latina, 1-1 il risultato finale. Rossoneri che mancano ancora il successo casalingo, restano fuori dalla zona playoff, ma sono davvero a pochissima distanza dall'ottavo posto. Vediamo il servizio di Alessio Giancristoforo. Pari e polemiche finali tra Virtus Lanciano e Latina sul banco d'accusa. Una punizione di Carlo Mammarella, che avrebbe
oltrepassato la linea di porta, ma anche un finale arroventato nel quale gli animi si sono surriscaldati 1-1 con tante occasioni nel primo tempo e i gol e le polemiche nei secondi 45 minuti di gioco. D'Aversa ripropone Monachello titolare nel trist d'attacco, c'è Grossi a metà campo con Bacinovic e Di Cecco, il 4-2-3-1 di Mark Giuliano è ben organizzato in campo con Litteri, unico punto di riferimento, mentre Crimi e Vagliani creano una sorta di barriera per il poker di difesa. Fischia Gersini di Genoa, tante occasioni, soprattutto nella prima parte della contesa. La prima occasione è degli ospiti al quarto minuto con un colpo di testa di Della Fiore sugli sviluppi di un corner di Vagliani, ma la palla si spegne di poco alla destra della porta, difesa da Nicolas. Il Lanciano risponde immediatamente. Quinto minuto, Grossi si presenta tu per tu con Di Gennaro, ma il portiere del Latina gli stoppa la conclusione. Azione successiva, ancora pericoloso il Lanciano, corner per i frentani, palla per Piccolo che calcia a volo, ma Di Gennaro si salva in corner al 34esimo. Ancora un corner per il Lanciano che crea un pericolo agli ospiti. Mammarella per la testa del danese Tröst, ma Di Gennaro è provvidenziale, si fa rivedere il Latina che si rende pericoloso in pochi minuti, prima con Ammarida fuori area al minuto 37, poi con Bidawi che concretizza a volo un'azione corale del Latina, ma Nicolas è reattivo. Nella ripresa Monachello ha subito la palla del vantaggio, siamo al nono minuto, ma la sciupa ignorando Gatto. Gol mangiato, gol subito, regola non scritta del calcio ma applicata alla perfezione al Guido Biondi tra Lanciano e Latina. Bidawi, minuto 15, riceve palla, si accentra e dal limite dell'area lascia partire un tiro bellissimo che si spegne in rete sotto il 7 difeso da Nicolas. Il Lanciano segnerebbe anche, ma Gersini non concede il pari. Calcio di punizione di Carlo Mammarella al minuto 24. La palla sembra superare la linea di porta difesa da Di Gennaro dopo aver impattato la traversa, ma non è dello stesso avviso la terna arbitrale. Il Lanciano ci crede, Piccolo mette al centro dell'area una palla che Thiam però non aggancia, ma il pari è nell'area e all'appuntamento con il riequilibrio della contesa ci pensa Piccolo, minuto 40, che riceve un suggerimento filtrante di Thiam, si accentra e lascia partire un sinistro che si spegne in rete. Tensione nel finale, a farne le spese Vagliani, doppio giallo per lui e il tecnico del Latina Mark Giuliano allontanato da Gersini, ma il responso del campo al triplice fischio finale dirà che tra Virtus Lanciano e Latina a vincere è solo la parità. Ed eccoci qui, il servizio abbiamo visto il sempre ben curato da Alessio Giancristofaro. Marcello, questo Lanciano che continua un po' a marciare a corrente alternata, che però è sempre lì a un punto dal Pescara, a due punti dai playoff, il discorso però è diverso, quello del Lanciano rispetto a quello del Pescara. Ma difatti comunque vedi una squadra con un grande senso di appartenenza, vedi una squadra a lottare sempre, poi può giocare più o meno bene, però chiaro parliamo di una squadra anche come spessore tecnico diversa da quella del Pescara, e con altri obiettivi che perseguiranno tranquillamente, parlo dell'obiettivo minimo. Secondo me è una squadra comunque molto pericolosa, perché è una squadra che è comunque in salute, comunque corre. 25 aprile si giocherà Lanciano-Pescara. Il derby che comunque potrebbe dire tanto anche in chiave playoff. E dico sinceramente, il Lanciano è una squadra che archiviata quanto prima la salvezza, se dovesse centrare il Lanciano i playoff, per come sono i playoff di B diventa una squadra pericolosa. Angelo, questo Lanciano una squadra che comunque sta facendo al di là di tutto bene, tra l'altro una squadra
che è ancora pienamente in corsa per i playoff, una squadra che comunque rispecchia anche l'identikit del suo allenatore, una squadra che gioca anche un buon calcio, un calcio bello a vedersi. Anche ieri un pareggio con tante occasioni mancate, un gol regolare non dato, una clamorosa occasione mancata da Cerri, altre opportunità non sfruttate. Lanciano probabilmente da qualche punto in meno in classifica di quelli ma sì, questo che è meriterebbe. Questo non è poco importante. Io dico che Lanciano, la categoria sua è la Serie B, si sono ormai identificati in questa categoria, stanno facendo molto bene, lavorano su giovani, hanno un direttore bravo quanto Di Giuseppe, questo bisogna dirlo, perché sono veramente bravi, sono ragazzi in gamba, preparati, sono quasi coetanei, credo, che lavorano in sì. silenzio, senza fare i protagonisti, lavorano in silenzio e lavorano molto bene, questo ne va detto. È talmente vero quello che dici, che lavorano in silenzio, che io con l'ufficio stampa del Teramo non ci parli. Ho dovuto per tante settimane sono stato dietro a Marcello Di Giuseppe, serie, alla fine sono riuscito ad averlo. Le persone serie, i direttori sportivi seri, preparati, sono gente che sa 10 ore in ufficio, una scrivania, a vedere tutto, a girare, a prepararsi, perché oggi è così. Se vuoi fare calcio seriamente, questo bisogna fare. E io credo che sia Di Giuseppe che Leone sono all'altezza delle situazioni. È chiaro che Di Giuseppe sarà all'esordio nella Serie B, questo ce lo auguriamo, quindi vediamo quanto sia, se continua la sua, se ci conferma la sua bravura e la sua intelligenza calcistica. Quali giocatori andrà a pescare nel prossimo mercato? Questo adesso diventa un discorso importante, perché la Lega Pro è un campionato, la Serie B è un altro. Ci sono giocatori o allenatori importanti che dicono: la Serie A è un altro sport nei confronti della Serie B. Io dico che la Serie B della Lega Pro è un altro sport. Cioè, ci puoi mettere qualche giocatore di Lega Pro, ma bisogna cambiare totalmente la mentalità, totalmente l'approccio al campionato, totalmente l'approccio alla partita. Quindi auguro a Di Giuseppe, a Vivarini e alla società stessa di fare più bene possibile. Tanto per ritornare al Teramo, perché mi sembra che la cosa più importante oggi sia parlare del Teramo. La squadra del momento è sicuramente il Teramo. Anche perché veramente non bisogna darne atto, insomma, la prima volta alla Serie B, credo, no? Sì. Quindi, sarebbe un traguardo storico. Successo di pubblico, successo di un campionato stratosferico, no? Tutti davamo per certi che l'Ascoli fosse direttamente in Serie B, oggi ci troviamo, credo, a 7 punti. Sì, 7 punti. E secondo me quelli rimarranno, io glielo auguro e credo. L'avevo detto già qualche mese fa che il Teramo era la candidata. Eri stato avendo un buon profeta. Giocare una volta sola quest'anno per tempo e per il mio tempo, ma sono veramente convinto di questo. Allora, ecco, Forlì un altro risultato, Forlì Pontedera 2-1, un altro risultato di una partita che si sta disputando in questi minuti, credo sia praticamente finale. Allora, apriamo il discorso relativo alla Lega Pro, però prima di parlare di Teramo e poi dell'Aquila, vediamo il prossimo turno in Serie B, proprio per chiudere il cerchio sul campionato cadetto, per vedere gli impegni delle due formazioni abruzzesi in questo caso. Allora, il quadro completo delle gare: Bologna-Spezia, Carpi-Brescia, Cittadella-Vicenza, questo derby veneto molto atteso, Crotone-Virtus-Lanciano, trasferta delicata all'uscita di Crotone dei rossoneri, con un Crotone che sta marciando a buon ritmo in queste ultime settimane, poi Latina-Catania, Livorno-Frosinone, come dicevamo Pescara-Modena, Ternana-Perugia, derbissimo umbro, neanche a dirsi, Trapani, Bari, Varese, Avellino e Virtus Entella, Provercelli. Vi ricordo martedì il recupero di Frosinone Latina. Siamo alla Lega Pro, possiamo andare a vedere subito il servizio di Pistoiese L'Aquila, la gara che si è giocata in giornata, poi parleremo così in maniera più dettagliata del Teramo, andremo a vedere delle interviste realizzate dal nostro Alfredo Giovannozzi al 91esimo al Bonolis, e poi abbiamo anche delle domande che abbiamo preparato per il direttore sportivo della formazione biancorossa, per l'Aquila. Una battuta d'arresto oggi a Pistoia, 3-1 il finale, che complica maledettamente il discorso playoff. Vediamo il servizio di Gianmarco Menga. Nel matinee del girone B, l'Aquila dice forse definitivamente addio ai playoff. Dopo 4 vittorie di fila, i rosso-blu cadono sotto i colpi della Pistoiese, caparbia e cinica a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Per la sfida del Melani, Zavettieri ridisegna l'Aquila, tornando dal fortunato 4-4-2 di Savona al 4-2-3-1, con Pacilli, Corapi e Triarico alle spalle dell'unica punta Virdis.
A centrocampo De Francesco fa coppia con Del Pinto, mentre nel pacchetto arretrato gioca Karkalis a destra al posto di Scrugli, con Pedrelli dirottato sulla corsia mancina. In avvio il primo squillo è degli aquilani. Pacilli si accentra a sinistro, terrificante, disinnescato in gran stile da Ricci. All'ottavo però i padroni di casa rispondono trovando il vantaggio. Cross nel mezzo, dalla destra la palla danza in aria, Piscitella è il più lesto di tutti e gonfia la rete. 1-0 Pistoiese. L'Aquila sbanda e i toscani ne approfittano. Al quarto d'ora vanno vicinissimi al raddoppio da calcio d'angolo con un colpo di testa di Dibari che scheggia la traversa. Dopo 20 minuti di blackout si accende la luce per l'Aquila. Triarico ci prova con il destro, la palla rimane lì ancora di destro, ma il palo nega la gioia all'esterno aquilano. È il preludio al pareggio che arriva poco dopo la mezz'ora. Pacilli scambio nello stretto con Corapi, sinistro da Urlo che bacia il palo ed entra in porta. Gol da Cineteca per il gioiello di Torano al settimo centro in campionato. Raggiunto il record della carriera con la maglia della Pro Patria nella stagione 2010-2011. Nella ripresa l'Aquila tenta senza fortuna di trovare il sorpasso. Invece a sorpresa a portarsi nuovamente in avanti è proprio la squadra Orange, con Falzerano che su un lancio in profondità beffa in pallonetto Zandrini in uscita sconsiderata e poi mostra i muscoli davanti ai propri tifosi. 2-1 e partita ormai compromessa. Prima del 90esimo l'Aquila bozza una reazione con il neo entrato Pozzebon, volée violentissima, bloccata però in due tempi da Ricci. Così, due minuti più tardi, a mettere la parola fine sulla partita è ancora Falzerano, che imbeccato dal neo entrato Matteo Ricci scaramente in porta il punto del 3-1 e della doppietta personale. Per l'Aquila una sconfitta che compromette seriamente la corsa ai playoff. Ora non resta che concentrarsi sulle ultime quattro partite, senza calcoli e pressioni. Dopo l'ultima si tireranno le somme. Eccoci qui, abbiamo visto il servizio su Pistoiese L'Aquila. Marcello, questa sconfitta dell'Aquila secondo te complica veramente il discorso playoff per il rossoblù? Considerando anche la questione dei punteggi con le altre squadre. No, è chiaro che in questo momento guarda, io più che la corsa, se l'Aquila, è chiaro che oggi mi aspettavo un risultato positivo dell'Aquila, è innegabile, perché è chiaro che oggi era un po' la prova del 9 e le partite diventano Pistoiese talmente... era un po' in caduta libera tra sì, l'altro. Ma poi le partite diventano talmente poche che fai fatica a pensare a un recupero. Poi è venuta anche la vittoria reggiana che complica ulteriormente le cose, e c'è quel gap di punti dagli altri gironi che comunque la sconfitta di oggi accentua ancora, quindi anche fare un ipotetico quarto posto può non bastare più. Dispiace perché comunque l'Aquila è una squadra che per qualità che ha, per l'organico che ha, avrebbe meritato di fare un altro campionato. Alla fine secondo me è una squadra che poteva lottare effettivamente anche per la vittoria finale. Angelo, tu prima hai fatto un paragone, direi giusto, l'Aquila come il Pescara, due squadre incostanti che più o meno hanno lo stesso piazzamento in classifica, che hanno grandi organici tecnicamente molto forti, ma che non riescono per motivi vari ad esprimere la forza dei loro rispettivi organici. Vedo lo specchio, la stessa cosa. È un discorso, io credo, di responsabilità, di società. Non discuto lì l'organico, come dice Di Giuseppe. Io quello che non discuto, la direzione sportiva, perché la vedo sempre al centro dell'attenzione, sui giornali, su dappertutto. Mi sembra un po' troppo protagonismo e questo non fa bene alla squadra, non fa bene alla società, non fa bene al tecnico, non fa bene ai giocatori. Credo che bisognerebbe lavorare con più in silenzio e con più professionalità. Come fa Di Giuseppe? Assolutamente sì. Allora, vediamo... Ma no, perché sta qua, non c'ho peli per nessuno, figuriamoci. No, ma io dicevo perché è sempre un po' restio, diciamo, alle telecamere e ai microfoni. Lui lo sa, mi conosce, ci siamo anche confrontati su qualche giocatore, stima reciproca, ed è giusto così. Ci vogliono persone serie nel calcio, che cominciano ad essere sempre, sempre molto di meno. Allora, chiudiamo il discorso relativo all'Aquila, riapriamo quello del Teramo di cui abbiamo parlato già ad inizio di trasmissione, andiamo subito a vedere l'intervista che ieri al 91esimo di Teramo Lucchese ha realizzato il nostro Alfredo Giovanozzi con il tecnico del momento, Vincenzo Vivarini. Abbiamo fatto un gran primo tempo, una grande prestazione, veramente con un'intensità, una velocità di gioco importante.
Forse abbiamo dato tantissimo, forse troppo il primo tempo. Il secondo tempo abbiamo accusato un po', abbiamo smesso un po' di giocare perché inconsciamente, secondo me, è subentrato un discorso di gestione della partita che non è da noi. Però... Il braccetto corto del tennis, la paura di vincere? No, è la convinzione che magari potevamo gestire il risultato fino alla fine, mentre invece la nostra qualità è quella di giocare sempre, di mettere sempre in difficoltà l'avversario. Forse è subentrato quel discorso lì, ma va bene, bisogna fare veramente i complimenti ai giocatori perché stanno dando veramente tanto. Però adesso non mi dica ancora non abbiamo fatto nulla, c'è ancora tanto da fare, la strada è ancora lunga, 7 punti di vantaggio a 4 giornate dalla fine, avete un piede e mezzo e qualcosa di più in Serie B. Ma perché dobbiamo fare questi discorsi? No, perché siamo a 4 giornate dalla fine. Ma io sono abituato a prendermi quello che mi spetta quando il risultato è acquisito. In questo momento qua ci abbiamo da lottare ancora delle partite. Avete visto oggi l'intensità che ha messo la Lucchese, il lottare fino all'ultimo minuto di recupero per il risultato. Non ci ha mica regalato qualche cosa la Lucchese. È chiaro che se adesso abbassi un attimino l'attenzione e la concentrazione sulle partite che devi affrontare, corri il rischio che non vinci. Che cosa succede il 26 aprile? Che succede? Non lo so, è il giorno dopo il 25 aprile, cioè la festa della liberazione. Posso offrire un caffè? Sì, andiamo a prendere il caffè, dai. No, tranquilli, pensiamo adesso a affrontare bene il Prato, dai. Lo sa che se tutto va in un certo modo, domenica prossima festeggiate la Serie B? Ma non lo so. Ha fatto questo calcolo? Le ho detto in settimana. È il primo match point. E continuo a ripeterlo di continuo. Cioè, dice la matematica, Vivarini. Capito, non faccio calcolo. Io penso a battere il Prato, che è la cosa che serve, che è l'unica cosa che ci può permettere di fare quello che state dicendo. Quindi per me l'importante adesso è battere il Prato. Ecco qui le dichiarazioni di Vincenzo Vivarini al nostro Alfredo Giovannozzi. Marcello, andiamo al cuore del problema, è vero, la matematica bisogna aspettare, però il traguardo è lì. Molti tifosi si chiedono, il prossimo anno Vivarini e Di Giuseppe saranno comunque a Teramo in Serie B, al di là dei contratti che Vivarini e Di Giuseppe hanno con la Teramo Calcio? No, infatti al di là dei contratti che ci sono, comunque ci sono. Io penso che saranno frasi di circostanza, però siamo tutti e due veramente fin troppo presi, perché qui comunque non si è vinto ancora niente e comunque dobbiamo raggiungere questo obiettivo. Poi sicuramente ci metteremo a tavolino, perché è giusto, un altro anno per noi, se dovesse arrivare questa promozione, è un anno zero. Quindi comunque un ciclo è finito e se ne inizia un altro, perché bisogna riprogrammare, bisogna capire come ottenere quelli che saranno i programmi futuri, le modalità. Dice Angelo Arquilla, la Serie B è un altro mondo rispetto alla Lega Pro. Io penso che la Serie B possa essere un altro mondo se uno non si ricorda da dove arriva e quello che ha fatto. Poi è chiaro che ci sono piazze e piazze. Io onestamente credo tanto nel lavoro, credo poco nei nomi altisonanti, credo almeno in certi tipi di piazze. Io mi rifaccio sempre al Carpi, perché comunque è una società che seguo da sempre, e l'anno scorso l'acquisto di Ardemagni ha combinato quello che, cioè il Carpi era in lotta per la Serie A anche l'anno scorso e dopo è successo quello che è successo. Quindi a ogni piazza vanno certi tipi di giocatori, che devono essere giocatori motivati e che devono essere giocatori che hanno ancora voglia di dare qualcosa. E poi le piazze piccole, motivare un giocatore importante in piazze piccole diventa più problematico. Quindi ecco perché bisogna parlare bene anche di quelle che sono le volontà della proprietà, quindi, perché poi alla fine c'è una proprietà importante, perché noi abbiamo una proprietà comunque importante, una proprietà che ama vincere, e un altro anno chiaramente non è sempre facile. Io comunque sono 4 anni che sto a Teramo, e io sono partito dalla Serie D, e in 4 anni, se Dio vuole
che questo sia anche un campionato vincente. Ho vinto 3 campionati, ho perso una finale di playoff, quindi so quello che va cercando il mio presidente. È chiaro che oggi io penso che si possa far benissimo anche in B, però bisogna programmare, bisogna avere idee chiare e bisogna avere pazienza. Quindi il mio futuro, ma come quello dell'allenatore, è legato molto a quello che ci diremo quando sarà il momento. Io ti ho fatto questa domanda perché settimane addietro, non è un mistero, sono circolate voci e in questo momento della stagione circolano voci su dirigenti, su allenatori e il tuo nome, il nome di Marcello Di Giuseppe e quello di Vincenzo Vivarini sono stati accostati anche a quello del Pescara. Ma io penso che il Pescara stia facendo un campionato importante con un risultato ancora da possibile, quindi io sono sicuro che loro stiano molto concentrati a quello che è l'attuale stagione e la stessa cosa dicesi per noi. Poi quello che potrà essere domani, a me comunque io non ho parlato con nessuno, quindi è solo una voce che anch'io ho letto e fa piacere. Una voce ricorrente. Sì, ma fa piacere comunque perché parliamo, io poi sono abruzzese, cioè quindi allora io in partenza, avendo giocato anche a Teramo, per me Teramo non era un punto di partenza, ma era un obiettivo di carriera e sono felicissimo perché, anche perché adesso si inizia a parlare di storia. Cioè entrare nella storia come comunque colui che è riuscito a contribuire in 100 anni di calcio a Teramo, a portare a un livello inimmaginabile, perché ad oggi possiamo parlare di livello inimmaginabile, lo posso dire io che sono partito dalla Serie D 4 anni fa, quindi arrivare in B è un sogno. È chiaro che poi c'è una carriera professionale e ci sono anche delle ambizioni. Questi ce l'abbiamo tutti, però ad oggi assolutamente io non ho nessun riscontro di quello che dici, ma non me ne preoccupo perché l'ho detto e lo ripeto fino a che non finirà questo campionato, io non ne voglio sentire. Angelo Arquilla, il prossimo anno di Giuseppe Vivarini dove saranno? Teramo secondo te? Oppure... Ha detto tutto qua Marcello, ha detto tutto il direttore, quello che... però io dico... Se volessimo fare un pronostico... Io ti consiglio di non andare a Pescara. O va in un'altra piazza o rimane a Teramo. Perché consigli di non andare a Pescara? Perché lui ha fatto bene qui e come dice lui ha fatto la storia, no? Ha portato la squadra, speriamo, ancora se Dio vuole, come ha detto, diciamo a un passo dalla Serie B per essere un pochino... No? Sì, anche Scaramantici, ecco. È chiaro. Ma diciamo se fosse, io mi guarderei intorno e se ci fosse la chiamata del Pescara, se fossi di Giuseppe ci penserei, perché Pescara in questo momento non la vedo una situazione dove Di Giuseppe possa lavorare con serenità, cioè come lui è abituato a fare, nel senso faccio io, la squadra la faccio io, decido io, che è quella cosa giusta, attenzione, il direttore sportivo si assume la responsabilità di scegliere i giocatori. Beh, e di fare la squadra. A Pescara ci sono due direttori, Repetto e Pavone. Ma non ce n'è uno che decide, uno dice una cosa, uno dice un'altra, il presidente pensa un'altra cosa e quindi io credo che non sia la piazza in questo momento, poi per carità, non sia la piazza in questo momento a un direttore o a un manager come Marcello che tesse le sue tela in silenzio, prepara la squadra, sceglie i giocatori e lì c'è un altro sistema per scegliere i giocatori. E quindi non sono così convinto che Di Giuseppe possa andare a Pescara per sua scelta e non perché non possa essere chiamato. Bene, allora ci fermiamo, seconda pausa pubblicitaria, poi torneremo in studio, parleremo ancora del Teramo, leggeremo i messaggi ed apriremo il capitolo relativo alla Serie D. Come with me. Come with me. Di nuovo in studio, terza parte dell'Abruzzo del pallone. Allora andiamo a leggere, sono arrivati altri messaggi, vediamo se possiamo leggerne almeno una decina per poi tornare a parlare di Lega Pro, poi di Serie D, avviarci verso la fine della trasmissione. Allora ecco il primo messaggio, ex presidente Bellia, da tifoso del Chieti, il prossimo anno dovrò ricordarmi, oltre che del Lanciano e Castel di Sangro in B, anche del Teramo. Ma quando girerà la ruota della fortuna anche per noi tifosi del Chieti? Quando sarà il nostro momento? E beh, questo è uno sfogo ovviamente anche comprensibile di un tifoso nero-verde. Andiamo avanti con il prossimo messaggio.
che ci manda la regia. Buonasera, Forza Teramo, vorrei fare un invito a chi sa o visto qualcosa. Questa mattina ho ritrovato la macchina distrutta in via Gabriele D'Annunzio a Pineto. Forza Teramo, Vincenzo da Pineto. Beh, ci dispiace per la macchina distrutta, però speriamo che la vittoria, visto che il telespettatore è un tifoso del Teramo, abbia alleviato diciamo il dispiacere per il danno subito alla macchina. Andiamo avanti, al prossimo messaggio. Pullman per Prato, informazioni, caffè San Giorgio, grande Marcello. Eh sì, perché ovviamente si sta pensando alla trasferta del lungo Bisenzio e per informazioni per quanto riguarda l'organizzazione dei Pullman ci si può rivolgere al caffè San Giorgio in pieno centro a Teramo. Andiamo avanti con il prossimo messaggio, vediamo un secondo che la regia, ecco qui, grazie Marcellino, pane e gol per quello che hai fatto a Teramo sia da giocatore che da direttore sportivo. Ti auguro di arrivare al più presto in Serie A dove meriti di stare, da un tifoso presente a Bastia Umbra. Beh, sono anche tifosi di Di Giuseppe in Umbria, sì, perché, oltre che in Abruzzo. Quello è un tifoso del Teramo presente a Bastia Umbra. Dove, scusa, nella famosa partita, in una partita 1-5 con 4 gol miei, quindi. Vedi, scusa, allora vedi, confesso la mia ignoranza in materia. Sì, grazie. E quindi ricorda, insomma, passato, qualche anno è passato. Sono che stagione era? Un anno, 94. 94. Allora questo tifoso ha memoria lunga. Sì, vabbè, è stato però chiaro che quello fu un grande anno pure quello a Teramo. Io ero giocatore, fortunatamente, perché erano bei tempi, con Ammazzorso in panchina. E vincemmo un campionato di Serie D, inanellando 31 risultati utili consecutivi, bellissimo, senza mai perdere. Perdemmo una volta che la matematica era arrivata. Fu una cavalcata, penso, indimenticabile. Sora era in Serie D e quell'annata a livello di statistiche non è stata accomunata a questi risultati di quest'anno, perché quest'anno siamo a 24, però io da giocatore ne avevo fatti 31, sempre a Teramo. Direbbe qualcuno, scusate se è poco. Andiamo avanti, il prossimo messaggio. Tutti a Prato, questo è un altro tifoso del Teramo, ovviamente tifosi mobilitati per Prato. A tal proposito, Marcello, c'è già qualche notizia che arriva da Prato per quanto riguarda la capienza del settore ospiti del Lungo Bisenzio? Noi sappiamo che intorno ai 900 biglietti saranno messi a disposizione. Un po' pochi, probabilmente. Scusa la domanda, lo stadio di Prato mi sembra 6.000, se non sbaglio, sui 5.000, sì, 6.000 spettatori. Sì. Però c'è un discorso da fare, almeno da quel che non me ne occupo in prima persona, però so che se i tifosi dovessero esaurire in due giorni i biglietti a disposizione, poi c'è la possibilità di chiedere chiaramente altri biglietti. Quindi io mi auguro che quei 900 siano polverizzati, perché in effetti in questo momento abbiamo grande bisogno, perché veramente il pubblico ci sta dando una spinta enorme. Sì, anche perché dovessero essere venduti subito i 900 e poi altri, il Teramo tra virgolette rischierebbe di giocare quasi in casa a Prato. Ma noi ce lo auguriamo, noi adesso abbiamo comunque, al di là della partita in casa col Pontedera, abbiamo due trasferte e sappiamo che dobbiamo tirar fuori 3 punti a queste due trasferte, quindi una vittoria. Anche perché quella di Savona, geograficamente parlando, è un po' più disagevole. Però, ripeto, conoscendo, certo, poi è chiaro che lì, se dovesse essere quella la giornata, ci sarà un'invasione storica. Un esodo completo, quindi noi cerchiamo di chiuderla prima, cioè io penso già domenica, da quel punto di vista la penso leggermente diverso dal mister, nel senso che comunque lui dice giochiamola e sono d'accordo anch'io, però dobbiamo chiuderla il prima possibile. Eh sì, andiamo avanti con il prossimo messaggio che ci manda la regia in sovrimpressione. Grazie Presidente, Società e Giocatori, per lo splendido sogno che ci state regalando. Forza Magico Teramo, rubaci l'anima. Tra l'altro c'è una comunicazione di servizio, Angelo Arquilla ci deve lasciare con qualche minuto di anticipo, tra 2-3 minuti per impegni di lavoro, quindi Angelo, quando deve andare, sì, poi ovviamente diccelo. Scusate, non ci sono assolutamente problemi, ci mancherebbe. Prossimo messaggio, andiamo avanti, ce ne sono ancora diversi, poi ovviamente dovremo parlare anche di Serie D. Marino non era buono, ora Sebastiani si tenesse Baroni e magari si faccia aiutare da un altro maestro Zeman. Ancora. Eh sì, Marino a Vicenza sta facendo non bene, benissimo, il caso di dire. Ma non è che c'era da discutere Pasquale Marino che non fosse un allenatore preparato. Insomma la sua carriera parla abbondantemente da sola.
Ancora un messaggio, vediamo se ce n'è qualcun altro da mandare in onda. All'Ascoli si sta solo allungando l'agonia, ma la morte è sicura. Teramo. Questo come tifoso del Teramo. Allungando l'agonia, insomma, quindi... All'Ascoli, sì. Vabbè, insomma, l'ha detto un po', diciamo, in maniera colorita, però il senso è quello. Vediamo il prossimo messaggio. Grande Marcello, però dobbiamo rimanere sul pezzo, ancora non abbiamo vinto nulla. Questo è un altro messaggio, come diceva Marcello Di Giuseppe. Ci vuole il conforto della matematica, è chiaro. Vediamo ancora, andiamo avanti, se c'è qualche altro SMS da leggere. Grazie a tutti, massima concentrazione, massima umiltà e piedi per terra al massimo. Pensiamo solo al Prato, ovviamente tifosi che pensano già alla gara in terra toscana con una formazione che, come diceva Marcello Di Giuseppe, deve ancora conquistare punti pesanti. Io chiedo ancora alla regia se ci sono altri messaggi. No, per il momento. Allora, io avevo un paio di domande da fare a Marcello Di Giuseppe. La prima, tornare sul discorso di Donnarumma, perché ormai si parla di questo giocatore da tante settimane. C'è chi dice che è del Pescara, c'è chi dice che è del Teramo. Il presidente Campitelli, in una nostra trasmissione 2 mesi fa ad Acropolis con Alfredo Giovannozzi, disse che esiste una scrittura privata tra Campitelli ed il presidente del Pescara Sebastiani. Oh, scusami, sì. Oggi ha detto a Rete 8, a Profeta, credo oggi, che è del Pescara, lui dice, ha detto, ma non so se sei però, quello che dice Campitelli, allora, poi sai. Vogliamo chiarire un attimo, vogliamo chiarire un attimo, qual è la situazione di Donnarumma? Perché non dica la verità, volevo sapere. Il giocatore è del Pescara a tutti gli effetti, quindi... Ma esiste questa scrittura privata? Io non parlo di queste cose anche perché io penso che il presidente... non esiste questa scrittura privata, quindi ma non hanno nessun valore le scritture, esatto, private, quindi, quindi parliamo di niente. Adesso parliamo di persone serie, quindi di due società molto vicine. Però la Pescara Calcio deve dire grazie a Marcello Di Giuseppe, perché se Donnarumma quest'anno a Teramo ha fatto tutti questi gol e oggi ha un valore di mercato, credo, di 10 volte superiore a quello del giugno scorso. Insomma, il merito è del Teramo, deve dire grazie a Di Giuseppe, a Campitelli, a Vivarini. La plusvalenza, sì, effettuata, però è chiaro che in quel momento c'era da garantire un contratto al giocatore, perché purtroppo la Lega Pro, in una malaugurata retrocessione, nei dilettanti il contratto ha più valore, quindi ci voleva una categoria superiore, quindi una B, per vincolare comunque il giocatore. Quindi il Pescara comunque ha fatto un affare importante, però bisogna dare atto anche al Pescara di aver creduto comunque in qualcuno che pensava che questo giocatore potesse essere un buon investimento. Quindi il Pescara nel caso specifico ha dato fiducia anche a quelle che erano le mie parole. Però non ha creduto, scusami la domanda, non ha creduto a Donnarumma o comunque che potesse essere un giocatore da serie B. Vabbè, ma quello è il giocatore che comunque io trattavo per il Teramo, quindi sì. Per quest'anno a parte tutto non ce n'era, nel senso che io ho fatto l'operazione per portare comunque, e già siamo la terza squadra che è entrata in gioco su un giocatore, sì. Perché parlavamo di Catania, parlavamo di Cittadella e siamo arrivati a Pescara. Quindi il lavorone era enorme da fare. E a oggi noi abbiamo tante cose in ballo col Pescara, che noi tutti si dimenticano che Perrotta federalmente è un giocatore del Teramo. Perrotta è un giocatore che ha fatto un campionato clamoroso, e parlo a livello positivo chiaramente, è un 94, un giocatore di sicura prospettiva, e per quanto buoni i rapporti siano tra le due società, il giocatore è definitivo al Teramo. Però chiaramente i rapporti... Quindi non è del Pescara? No, ad oggi no, però i rapporti, quello che dicevo perché prima... In un'intervista di Perrotta qualche settimana fa diceva il giocatore, sì, sono del Pescara. Il giocatore? Beh, io così ricordo che Perrotta... è federalmente un giocatore del Teramo. Perrotta? Perché, sì. Parli di Perrotta? Di Perrotta, come Donnarumma è un giocatore del Pescara, come Petrella è un giocatore del Teramo. In prestito, federalmente. I due contratti sono in prestito, Donnarumma e Petrella. Perrotta è vostro. No, Donnarumma è in prestito, giocatore del Pescara, sì. In prestito. Perrotta c'è un discorso sul minutaggio,
quindi con la valorizzazione, come funziona, non c'era valorizzazione. Quindi le carte private non esistono. Il giocatore, noi ci siamo assunti chiaramente quello che è il discorso dello stipendio del giocatore, quindi del contratto, certo, del giocatore, e per permettere al Teramo di prendere piena valorizzazione c'era bisogno appunto di averlo definitivo. Però, ripeto, i rapporti tra le due società sono ottimi. C'è anche Milicevic. C'è Milicevic, che del Pescara è in prestito al Teramo. Sì, vabbè, mi dice c'è in prestito secco, c'è Petrella che è comunque un giocatore che io ho preso 4 anni fa e per 4 anni diciamo che il giocatore è nostro, però è un giocatore che comunque, parliamo lo stesso discorso di Perrotta, c'è Lulli che è un giocatore che è arrivato, insomma dai, sono state fatte operazioni e io devo dire grazie al Pescara perché fondamentalmente quei giocatori che volevo io sono riusciti a prenderli, quindi c'è stata anche grande disponibilità del Pescara. Si è creata questa sinergia importante, questo rapporto di collaborazione importante tra Pescara e Teramo, che secondo te potrebbe complicarsi qualora il prossimo anno, quando il Teramo sarà... Io invece penso innanzitutto che il Pescara possa ancora fare un qualcosa di importante per l'intera regione, quindi Pescara in Serie A sarebbe veramente un, considerando anche la possibile scalata del Teramo appunto in Serie B, sarebbe un successo memorabile. Però io credo che anche a parità di categorie ci possa essere un discorso, perché è chiaro che Pescara e Teramo hanno delle identità e dei modi di portare avanti il calcio comunque diversi, ed è giusto così. Ci mancherebbe, perché Pescara è una piazza diversa da Teramo, da tutti i punti di vista, perché adesso l'andare in Serie B poi non vuol dire che il Teramo un domani non possa, cioè se io dovessi rimanere a Teramo, come così sarà, io vorrei puntare alla Serie A, però è normale che probabilmente il modo che deve avere Teramo di lavorare è un modo diverso da quello che può avere e deve avere Pescara. Un'altra domanda e poi lascio la parola. Scusa, sì. Volevo dire che il presidente Campitelli non è credibile, volevo dire che è talmente abile e furbo a dire le cose, ecco. Sì, però, è chiaro, avevamo capito. Io avevo capito, ma infatti so anche la stima, ecco, che ho col presidente, e il presidente è una persona che a volte, ecco, il discorso poi formalmente è inutile parlare di scritture private quando poi la scrittura privata non ha nessuno. Cioè hanno un valore tra due persone, però nel calcio... Allora, tra Pescara e Teramo conta molto di più, almeno... La stretta di mano. Esatto, o la parola, quindi parliamo di niente. Dicevi Angelo, sì, tu devi andare... Sì, ecco, volevo fare solo questo appunto sul presidente, che ritengo una persona eccezionale, quindi volevo dire appunto questa cosa, di grossa intelligenza, persona molto, ma molto furba e molto abile. Complimenti al presidente, naturalmente, che ha scelto due grandi professionisti come Di Giuseppe e Vivarini, e a loro auguro una grandissima carriera. Grazie, grazie Angelo Arquilla, alle prossime trasmissioni. Allora noi possiamo mandare in onda il primo servizio di Serie D relativo proprio al derby abruzzese che si è giocato questo pomeriggio a Celano, l'importante vittoria del San Nicolò che continua a sperare nei playoff. Celano 0, San Nicolò 1, il servizio di Andrea Costantini. Il San Nicolò espugna Celano di misura, ma non riesce ad acciuffare il quinto posto. Quanta fatica per battere gli indomiti marsicani che hanno sfiorato il pari nel finale e che nel complesso hanno onorato l'impegno nonostante la classifica li condanni ad una retrocessione che aspetta solo la matematica. Senza Mozzoni, Di Gifico e gli squalificati Santoni e Petronio, il tecnico sannicolese conferma Lupinetti, rilancia Bartolini e Iaboni e schiera De Santis e Stivaletta davanti alla difesa. Colavitto deve cambiare in extremis Marfia, Acciacco nel riscaldamento con Pellegrino. Il capitano celanese entrerà nella ripresa. Avvio di gara al piccolo trotto, 13° comunque Bartolini stacca ma in corna centralmente, al 17° la sventola di Stivaletta si perde fuori di poco. Il primo squillo del Celano arriva al 19° con il rasoterra di Pellegrino che chiama Lupinetti ad una presa non difficile. La supremazia del San Nicolò non è particolarmente marcata. Al 27° la squadra di Epifani si fa vedere sugli sviluppi di un corner calciato da Micolucci. Gabrieli irrompe ma non è preciso. Passano 96 secondi
e Buongiorno corregge la punizione di Pellegrino. La difesa ospite si salva in angolo. Dopo la mezz'ora il gol partita, sventagliata per Moretti che sulla destra arriva in prossimità della linea di fondo e serve la corrente Iaboni. Per l'attaccante Molisano è un rigore in movimento, secco e preciso il destro che fulmina Amabile. Gol numero 12 in campionato per Armando Iaboni. Prima dell'intervallo il Celano ha la palla del pari. Al 45esimo Luzzi giunge tu per tu con Lupinetti che con un gran balzo nega l'1-1 all'esterno marsicano. Nella ripresa la partita si fa ruvida, il Celano cerca il pari con caparbietà, il San Nicolò non è lucido nelle ripartenze. Dopo il tentativo di Luzzi al 20esimo prova il ne è entrato Marfia da piazzato, blocca Lupinetti. Al 23esimo Simeoni sfonda e serve Buongiorno, tiro strozzato, poi De Santis spazza un pallone pericoloso. Ma la palla gol più importante per i marsicani arriva al 37esimo, sempre Simeoni assiste un altro neo entrato Vigliotta, il cui tiro si infrange sulla traversa. Solo al cavallo del 43esimo, con due percussioni del fresco Valim, il San Nicolò sfiora il raddoppio. Amabile prima interviene su Bartolini, poi è superlativo sul doppio colpo di Chiacchiarelli. Il San Nicolò infila la quarta vittoria consecutiva, stavolta con un solo gol dopo la messa di reti delle ultime tre gare, e prosegue la lotta playoff per il Celano, resa con onore. Io non posso che ringraziare questi ragazzi che comunque mi stanno dando tutto in allenamento, nonostante siamo ultimi. Mi dispiace solo che le prime 4-5 partite, dove meritavi di avere quei 4-5 punti in più perché sul campo l'avevi dimostrato, non sono venuti i punti. Quindi a ragazzi che stanno ultimi in classifica, voi mi insegnate che se non arriva la vittoria è difficile, è dura riniziare la settimana. Io lo sapevo che era una partita difficile perché conosco questa squadra, mi meraviglio che ha 16 punti, perché è una squadra strutturata, fisicamente forte, specialmente in casa fanno sempre grandi partite. Oggi sono contentissimo, non contento perché abbiamo tirato fuori qualcosa che manco l'allenatore pensava che avevamo, invece l'abbiamo tirato fuori. Non abbiamo l'assillo di fare i playoff a tutti i costi, quindi ce la giocheremo ancora, ancora meglio, perché avremo la mente scarica, cioè libera, e quindi ce la giocheremo. È un obiettivo che ci siamo posti nello spogliatoio, ci crediamo. Dunque Epifani giustamente crede nei playoff. Marcello Di Giuseppe, i vostri cugini del San Nicolò stanno facendo un ottimo campionato. Tra l'altro Massimo Epifani è un tecnico emergente, molto stimato, persona seria, capace, ex giocatore ma allenatore che ha dimostrato sia in eccellenza che in Serie D, insomma, di avere le giuste capacità per poter puntare anche a qualche panchina più prestigiosa. Assolutamente sì, ha fatto benissimo già l'anno scorso ma anche gli anni precedenti. Io ho avuto modo, anche quando era a Miglianico, comunque di seguirlo. Poi è una persona seria ed è un altro di quegli allenatori che vedi giocare la squadra, ecco, ad agosto, e vedi un tipo di squadra, vedi giocare la squadra a gennaio, la vedi tanto migliorata. Quindi è chiaro che si vede la mano del tecnico. Quest'anno un ottimo campionato, mi auguro, anche se poi la lotta è fraticida, nel senso che comunque sono in lotta col Chieti, quindi sono due abruzzesi, che possa comunque disputare i playoff, perché sarebbe comunque una soddisfazione, ed è un'altra squadra comunque di Teramo, perché San Nicolò è... A proposito, come sono i rapporti tra Teramo e San Nicolò? Ci sono rapporti buoni, anche con scambio di giocatori? Cioè... Ma guarda, scambio di giocatori no, non più di tanto. Si è parlato quest'anno di Mozzoni come di un giocatore che poteva essere un obiettivo del Teramo, però probabilmente in Lega Pro, in Serie B il discorso cambierebbe. Ma Mozzoni è un buon giocatore? No, per me non è mai stato un obiettivo. Si era vociferato, poi chiaro che però non c'è stata mai una trattativa, non c'è stato mai interesse specifico per il giocatore, che comunque lo ritengo un buon giocatore. E quindi, per finire il discorso su Massimo, io mi auguro che lui possa fare una carriera importante e giusta, perché lo merita. E poi, se non sbaglio, lui non è in possesso del patentino, quindi per adesso gli posso augurare di far benissimo, anche potendo accedere al corso vincendo un campionato di Serie D, che è comunque una grande soddisfazione. Quindi mi auguro che al limite lo possa fare col San Nicolò, perché questa è una squadra che, se ci si lavora un po' su, può essere anche una protagonista del prossimo anno.
Allora, chiudiamo il discorso relativo a Celano San Nicolò, apriamo quello sul Giulianova. Giulianova vittorioso oggi al Fadini 2-1 con il Matelica, gol vittoria realizzato al 95esimo proprio a tempo scaduto da Raparo, ma al 91esimo a tenere banco sono state le dichiarazioni importanti del presidente dimissionario Esposito. Allora vediamo prima il servizio sulla partita, poi torneremo in studio e lanceremo proprio l'intervista alla conferenza stampa del presidente della società giallorossa. Al Rubens Fadini il Giulianova supera all'ultimo assalto il Matelica per 2-1 e conquista tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Un successo sofferto ma sicuramente meritato per i giallorossi, almeno per l'impegno dimostrato al cospetto dei marchigiani che non hanno regalato assolutamente nulla alla squadra guidata da Francesco Giorgini. Ora manca l'ultimo sforzo con Falso e compagni, però praticamente al sicuro. Ad assistere alla sfida fra giallorossi e biancorossi marchigiani in tribuna c'è anche il centrocampista del Pescara, Ransford Selasi. Avvio di gara in un clima finalmente primaverile. Al decimo arriva la prima emozione con una bella discesa sulla sinistra di Mariani, che poi entra in area trovando la respinta di Cesselon. Il primo caldo della stagione invita i 22 in campo a dosare le forze. La squadra di casa spinge con decisione, cercando però di non esporsi al contropiede ospite. Al 19esimo ci prova Raparo dai 20 metri dopo un servizio di Nassi, ma Passeri è attento. Ancora Giulianova al 23esimo con Nassi, che ci abbatta però il tiro non inquadrando lo specchio della porta. Al 32esimo l'ex attaccante dell'Ancona, molto ispirato, fa tutto bene mettendo a centro area un pallone davvero invitante per De Matteis, che manca però l'appuntamento con la sfera. Il finale di tempo vede ancora gli attacchi generosi e piuttosto confusi degli abruzzesi, che al 39esimo si rivedono dalle parti dell'estremo marchigiano con un tiro al volo fuori misura di Mariani dopo un bel velo di Nassi. Si torna così negli spogliatoi sul risultato ad occhiali fra qualche mugugno del pubblico di casa. Nella ripresa al nono, Mandorino per il Matelica va vicino al vantaggio con una punizione che finisce di poco a lato dopo una deviazione della barriera. Sugli sviluppi del corner la palla arriva a Skotinić con una splendida conclusione al volo, regala il vantaggio ai marchigiani. Il Giulianova accusa il colpo e cerca di reagire. Al 16esimo si fa vedere Esposito dalla distanza con una conclusione centrale che non crea problemi a Passeri. Il Giulianova non è in grande giornata e si vede. Al 31esimo il neoentrato Marozzi cerca la conclusione ad effetto, mancando però il bersaglio. E così fra diversi sbadigli si arriva alle battute finali, che però regalano il meritato pareggio che si concretizza al 35esimo grazie ad un colpo di testa di Ferrante, che su punizione di Raparo svetta di testa più in alto di tutti, mettendo alle spalle di Passeri. Ma non è finita, perché all'ultimo secondo Raparo fa 2-1, regalando alla squadra la tanto attesa salvezza. Pagliaccetti, tre punti all'ultimo assalto per chiudere in anticipo il discorso salvezza. Beh, in anticipo no, perché fino a quando non c'è la matematica non siamo tranquilli, mancano 4 partite penso, quindi ci sono ancora 12 punti, ancora è quasi presa la salvezza, ma ancora non del sicuro, quindi dobbiamo andare avanti. Domenica abbiamo una bella partita a Pesaro, loro vengono da un momento positivo, oggi non so che cosa hanno fatto, però sicuramente incontreremo una squadra che ci darà filo da torcere. Prendi gol sempre negli ultimi minuti, diciamo che sia mancanza di concentrazione, abbiamo preso gol anche oggi su una palla inattiva, abbiamo preso il secondo gol su una, come ho detto, ripeto, su una punizione che doveva essere a favore nostro, una ripartenza. E qualcosa, se prendi gol al 94esimo sbagli di sicuro, se no non lo prendi, però non... niente, come ho detto, quest'anno è così, dall'80esimo in poi riusciamo a prendere gol che non so se siano cali di tensione, colpa mia, io le colpe, ripeto, non è che adesso perché sono la colpa dei giocatori, le colpe sono sempre dell'allenatore, il primo che si deve prendere colpe se succede queste cose è l'allenatore, perché vuol dire che non sta lavorando come si deve lavorare. E questo è il servizio su Giulianova Matelica. Marcello Di Giuseppe, a Teramo si esulta, si festeggia, a Giulianova si soffre perché è arrivata virtualmente la salvezza, però ci sono questi problemi societari
ovviamente da teramano, da dirigente abruzzese, è chiaro, si guarda anche in casa dei cugini, c'è rivalità, però in tutta obiettività tu sei una persona che è stata nel calcio da tanti anni, dispiace vedere un po' il Giulianova in questa situazione. Tra l'altro tra poco ascolteremo proprio le dichiarazioni del presidente dimissionario Esposito, insomma a Giulianova da qualche anno c'è qualche problema e questa è una piazza importante a cui la Serie D sta sicuramente stretta. Sì, assolutamente, sta stretta la Serie D e comunque manca anche quello che è stato un derby storico, perché poi alla fine per tanti versi il derby d'Abruzzo è Teramo Giulianova, lo è sempre stato, e quindi a me dispiace tanto e auguro veramente al Giulianova, ma non di tornare su di categoria, io in questo momento auguro di avere una grande stabilità a livello societario, che è quella che manca da troppi anni, quindi mi auguro veramente che qualcuno si avvicini e che possa dare una continuità, perché poi il resto Giulianova insomma viene da solo, perché per la passione solo dei tifosi, che comunque sono sempre stati vicino alla squadra, io penso che i risultati sportivi poi non tarderanno ad arrivare, ma ribadisco, la priorità oggi non è tanto il risultato del campo quanto quello che si potrà costruire a livello di una nuova società. E noi andiamo ad ascoltare, proprio parlando di società, quello che ha detto oggi al 91esimo in una conferenza stampa che non era stata annunciata, conferenza stampa del presidente dimissionario Esposito. Ultimamente, non con me, ma con persone vicino a me, hanno manifestato la volontà a queste persone di rilevare a questo punto il 100% delle quote. Se adesso la questione è 100% delle quote, giustamente il titolo non costa, la società è senza debiti, entrate, signori, noi dal giorno dopo, da dopo due minuti siamo fuori, gestite la situazione fino alla fine del campionato. I due mesi che mancano e i due mesi di gestione che mancano, e in più anzi, ho detto, facciamo una cosa, la gestione che manca fino alla fine del campionato, alberghi, pullman, ristoranti, li pago io, basta che chiudiamo la telenovela, pago io anche quello, prendete una società pulita, c'è da pagare le vertenze e le ultime due mensilità. Questa è la situazione, a maggior chiarezza di tutti. Attualmente, in questo momento, questa è la risposta che io ho veicolato, perché io veicolo, perché a me non mi chiamano, continuano a non chiamare. Chi porta avanti adesso il discorso con loro? Quindi? Parlano con Morris. La mia avventura finisce qui, ve l'avevo già comunicato, lo ribadisco, finisce qui, perché devo anche dire che non c'è stato, sinceramente, ripeto, una grande considerazione per la mia persona in tutta la città, tra istituzioni e altre cose, ma questo è un discorso all'atere. E comunque vadano le cose, quello che avevo detto, sicuramente il Giulianova non smetterà di andare a giocare, non smetterà di mangiare, di bere, di andare in pullman, questo a prescindere dalla cosa vada in porto o non vada in porto. Queste le dichiarazioni del presidente dimissionario del Giulianova Esposito, ovviamente condivisibili o meno, ma sicuramente chiare, che non meritano, anche perché purtroppo siamo già fuori tempo massimo, non richiedono ulteriori commenti, perché il patron, seppur dimissionario, del Giulianova è stato molto chiaro. Vedremo cosa accadrà, l'augurio che si possa risolvere in un modo o nell'altro la situazione dirigenziale e societaria del Giulianova, come diceva Marcello Di Giuseppe. Allora possiamo andare ad ascoltare, perché siamo davvero ai secondi finali, le dichiarazioni, un minuto, di Donato Ronci, tecnico del Chieti, dopo la bella ed importante vittoria dei neroverdi a San Benedetto, e vedere anche qualche immagine della gara giocata al Riviera delle Palme. Noi abbiamo fatto la nostra partita, siamo partiti non benissimo, forse abbiamo accusato un po' di tensione all'inizio, siamo andati sotto sul rigore, poi forse manca a fare apposta quel gol subito, ci ha fatto un po' sciogliere. Abbiamo cominciato a giocare, abbiamo fatto bene, parte i gol, penso che la prestazione sia stata una prestazione importante con una squadra forte, e sono contento perché, non lo so, in tanti prima di questa partita ci davano per morti. Abbiamo dato una risposta importante a tutti, chiaro che non abbiamo fatto niente perché il campionato si chiude il 10 maggio all'ultimo minuto dell'ultima partita, quindi però questa è una risposta importante soprattutto a noi stessi, che se ci stiamo con la testa, se non molliamo, se continuiamo così possiamo far bene. Guarda, ti dico che la sconfitta
quella preoccupante è stata quella di Iesi, dove la squadra non è scesa in campo, era morta proprio sotto tutti i punti di vista. La sconfitta con la Recanatese è una sconfitta che quando incontri queste squadre possono accadere. Queste le dichiarazioni di Donato Roncio al 91esimo della bella vittoria 4-2 in casa della San Benedettese alla Riviera delle Palme. Siamo in conclusione, ma io avevo un'ultimissima domanda per Marcello Di Giuseppe. Prima abbiamo parlato di Donnarumma, qual è invece la situazione di Lapadula? Perché è un giocatore di proprietà del Parma, il Parma sappiamo tutti in che situazione è. Abbiamo letto che il giocatore avrebbe messo in mora la società, quindi che cosa accadrà a fine stagione? Lapadula che giocatore sarà e di chi sarà il cartellino di Lapadula? Ma se tutto va come nelle previsioni, quindi con il Parma che comunque è destinato, vuoi non vuoi, ad una fine, quindi al fallimento, a quel punto il giocatore sarà un agente libero, quindi sarà proprietario del proprio cartellino e andrà al maggior offerente, cioè comunque può andare dove vuole. Noi come Teramo Calcio sicuramente lavoreremo soprattutto in caso di accesso alla categoria superiore, perché comunque un giocatore è un peccato tenerlo in Lega Pro. Inutile sottolineare che anche Lapadula sarebbe finito nel mirino del Pescara, tanto per riaprire il discorso che abbiamo fatto qualche minuto fa. Ma, si è letto sui giornali, ma io però un interessamento. Vabbè, ma è talmente evidente. È la società più vicina e non poteva non colpire il Pescara un giocatore del genere, perché, ripeto, sono dei giocatori che hanno fatto talmente bene. E io sono contento che sono esplosi definitivamente, addirittura insieme, proprio in questa stagione, perché ci hanno dato grandi soddisfazioni e ci stanno comunque insieme al resto del gruppo facendo vivere un sogno. Quindi io mi auguro per loro un grande futuro, perché lo meritano. Bene, grazie a Marcello Di Giuseppe, che ringrazio doppiamente, perché sappiamo che insomma sei un po' refrattario alle telecamere e ai microfoni. In questi momenti avresti forse preferito non... No, però è un piacere, tanto sarei dovuto venire comunque, quindi vi ringrazio per l'invito. Grazie a Marcello Di Giuseppe. Domenica questo impegno fondamentale a Prato, un impegno ovviamente che interesserà, riguarderà tutti i tifosi biancorossi. Siamo giunti al termine, abbiamo sforato, ma qualche minuto in più era doveroso proprio per la presenza del direttore sportivo del Teramo, Marcello Di Giuseppe. Siamo in chiusura, io ringrazio Maurizio Daguì in regia, ringrazio voi per averci seguito, l'appuntamento e se lo vorrete come sempre domenica prossima sempre alle ore 19, ringraziando anche Angelo Arquilla che ci ha salutato con qualche minuto di anticipo, l'altro ospite di questa trasmissione che è dovuto andare via per impegni di lavoro. Grazie e buona serata. Uh-huh.